Siamo alle porte di Roma, presso la sede dell'Associazione KIM, una onlus che dal 1997 si occupa di accoglienza, tutela, ospedalizzazione di bambini italiani e stranieri gravemente malati, gratuitamente. Siamo alle porte di Roma, ma non sembra, perché la casa ha un bel giardino ed è circondata da un grande parco che attenua i rumori della città e del traffico incessante. Questo è dentro il raccordo, sì sì, dentro il raccordo anulare, ma sembra di stare fuori, molto fuori. È stata una bella occasione che siamo riusciti a conquistarci. Il pensiero che tanti anni fa ha mosso i primi volontari verso la creazione di questo centro ha a che fare con i diritti dell'infanzia, con la giustizia e la possibilità di accesso alle cure. Ma il pensiero non era da solo. L'esperienza concreta ha giocato un ruolo importante. E l'esperienza concreta è stata la storia di un bimbo che stava in Albania, in orfanotrofio a Valona, e che aveva un sarcoma alla testa dell'omero. Quindi abbiamo fatto di tutto per portarlo in Italia. Dopo diversi mesi, diverse peripezie, eccetera, ci siamo riusciti. A quel punto però, una volta che è entrato in ospedale, dovevamo stare con lui. E quindi abbiamo messo in piedi un gruppo enorme di volontari che potessero stare con lui mattina, pomeriggio e notte. E poi l'esperienza con lui è terminata in senso positivo, per fortuna. E dopodiché ci siamo guardati intorno, quanti eravamo, ed eravamo tanti perché eravamo più di 140 volontari, e tra di noi in 20 abbiamo deciso di costituire questa associazione, perché ci siamo detti: guardate quante situazioni di questo tipo ci sono. Lori, il bambino di cui parlo, era una. Ma noi, quando siamo stati in ospedale, quell'anno e mezzo abbiamo incontrato tanti altri. E allora abbiamo detto: forse questa è un'emergenza sociale, forse vale la pena rimboccarsi le maniche, non possiamo stare a guardare. Creare un ospedale, un centro di cura richiede anni, ma nel frattempo il bambino malato, quando quell'ospedale ci sarà, probabilmente non è più vivo. E allora ci siamo detti: se è un suo diritto, il diritto va in qualche modo garantito il prima possibile. E questa fu la molla, cioè riconoscere la giustizia, quindi poter lanciare un messaggio di speranza, una realtà di speranza per realizzare un atto di giustizia. Questa è la linea veramente portante di questa associazione. Mettere in atto questa realtà di volontariato ha portato a considerare e a voler dimostrare che non si tratta di mettere insieme persone con buone intenzioni e disponibilità. Il volontariato è professionalità, così come si trova in ambienti legati al profitto. L'unica differenza è che il volontariato non produce beni, no, ma produce un tipo di servizio particolare, che è la felicità di chi ha bisogno, e che quindi non crea ricchezza, ma semmai la brucia, la ricchezza. Da qua andiamo. Io mi chiamo Anna Maria Pacelli, sono una pediatra. Io mi chiamo Elena Stefanini. Dunque, io sono il coordinatore della Casa Famiglia del centro d'accoglienza. Io sono Raffaella Caroni e mi occupo all'interno dell'Associazione KIM di progetti. Io mi chiamo Bibi Laura Palatini e mi occupo della comunicazione e dei rapporti con la stampa per l'Associazione KIM. Mi chiamo Bernadette Guerrera, sono la vicepresidente dell'Associazione KIM e mi occupo della formazione e delle risorse umane. È normale essere coinvolti dai bambini quando si arriva qui, ma io tengo sempre a sottolineare questo, che dietro a un sorriso di un bambino, una stretta di mano, quello che sia, c'è un lavoro spesso estremamente duro, molto serrato, che parte dal momento in cui riceviamo una richiesta di aiuto al momento in cui il bambino finalmente è preso in carico dai nostri volontari all'aeroporto. Quindi tutto parte da una richiesta di aiuto. Ma come avviene il contatto con l'associazione? Le modalità sono ormai tantissime. L'ultima è direttamente i genitori che ci scrivono per email o ci contattano. Ci sono tutti i bambini. Questo è della Siria, tutti.
io sono questo. Altrimenti l'attivazione dell'associazione a volte avviene attraverso una segnalazione da parte, ad esempio delle ambasciate italiane, dei militari italiani in missione all'estero, di missionari, Caritas o ONG che lavorano sul campo e che ci segnalano il caso di un bambino del quale sono venuto a conoscenza che ha una patologia grave che non è curabile nel loro paese. Devo dire che ultimamente un ruolo abbastanza determinante ce l'hanno anche gli immigrati che vivono nel nostro paese, che riescono a trovarci o attraverso diciamo l'utilizzo della rete, quindi la ricerca online, o anche attraverso il tam tam che nelle comunità di riferimento viene fatto. Proprio una stanza da sole. Quest'anno per la prima volta nella nostra storia siamo stati contattati da una prefettura e quindi per la prima volta abbiamo ospitato una mamma che con la sua bambina è entrata da una frontiera di mare in Sicilia. Un'altra esperienza anche molto forte, abbiamo avuto dei bambini da paesi del territorio europeo, quindi paesi aderenti all'Unione Europea, e anche su questo ci si è posta una riflessione. Quindi è un lavoro che insomma comporta anche riflessioni abbastanza forti su quello che sta succedendo oggi nella nostra città, nel nostro paese, nell'Unione Europea e poi ovviamente più ampiamente nel resto del mondo. Ma fille è nata con molte malformazioni e in Côte d'Ivoire hanno detto che non potevamo più niente fare per lei. I medici hanno detto che de la laisser come ça, che non possiamo fare. E je l'ai mis sur les journaux. E un monsieur qui est ici, qui est un Ivoirien qui travaille en Italie ici, qui a vu l'article que j'ai mis sur les journaux et m'a contacté et on est venu. Et c'est quand il m'a demandé si j'ai les passeports, je lui ai dit non, que j'ai pas de passeport. Il m'a envoyé l'argent pour faire les passeports. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre que c'était de la réalité vraiment. Et pour venir, j'étais contente, en même temps j'avais un peu peur. Parce que un coin que tu ne connais pas, et le monsieur, je ne le connais pas, lui aussi ne me connaît pas. Bon, j'avais un peu, mais j'ai pris le risque, ma fille quand même, de venir. Grâce à toutes ces interventions, ma fille va bien. En vrai, elle ne voyait pas, elle ne parlait pas, mais après toutes ces interventions aujourd'hui, elle voit, elle parle. Et je suis très contente pour ça. Et quand il y a le contrôle, je reviens pour faire le contrôle. Puis je retourne pour le moment, je suis là pour un contrôle. Et je me sens très bien ici. Je laisse une autre famille là-bas et je retrouve une autre famille ici. Questi qua, la télévision, alle 10. Alle 10 si bisogna. Si bisogna chiudere alle 10 proprio. Non sempre. Tutto questo percorso avviene in maniera serena e rapida. Intoppi, problemi coi passaporti, con le ambasciate, incomprensioni con paesi in cui le rappresentanze diplomatiche e consolari sono momentaneamente assenti. Sono tutte situazioni che influiscono sull'attività dell'associazione. Ma quando la richiesta di sostegno viene accettata, bisogna cominciare a reperire i fondi per avviare il processo e organizzare la parte logistica dell'arrivo. Il viaggio, i biglietti e il visto di soggiorno per cure mediche della durata di 180 giorni. Purtroppo questo visto non viene dato, vengono dati visti C, quindi di breve durata, quindi hanno una validità massima di 90 giorni e che tecnicamente non possono essere prorogati. Di conseguenza che cosa accade? Che il primo permesso di soggiorno è conforme al visto. Quando scade il visto, scade il permesso di soggiorno. Per la giurisprudenza italiana, quindi il bambino e la mamma dovrebbero lasciare l'Italia, rientrare nel loro paese di origine, a domandare e ottenere un altro visto e ritornare. Questa cosa purtroppo nella nostra fattispecie non può accadere, perché se un bambino oncologico, un bambino con una patologia di cuore, ma insomma comunque un bambino che necessita di rimanere in Italia
è ovvio che questa cosa non può andare avanti, non può organizzarsi. Di conseguenza siamo costretti a trovare delle soluzioni assolutamente conformi alle norme giuridiche in vigore e dover ogni volta depositare istanze al Tribunale dei Minori per chiedere appunto la possibilità per il bambino di poter rimanere in Italia e di poter proseguire le cure. Quando cominciamo a vedere che qualche cosa non va, ovviamente prendiamo i nostri provvedimenti. Ciao Franci! E poi i nostri provvedimenti che cosa sono? Sono il richiamo ai diritti, il richiamo alle norme nazionali e internazionali di riferimento. In primis sicuramente la Costituzione della Repubblica Italiana e insieme a lei le norme contenute nella Convenzione internazionale dei diritti del bambino. Io su questo ho spesso fatto grosse battaglie proprio di principio con i miei interlocutori e ho sempre vinto. Perché poi il diritto di un bambino, al di là se esso sia contenuto in una norma giuridica che è stata recepita o meno dal nostro paese, ma o è per tutti o non è per tutti, o è di tutti o di nessuno. Perciò su questo poi devo dire che insomma i problemi un po' si attutiscono. Non facciamo discriminazioni, non facciamo differenze. Noi qui accogliamo bambini, quindi principalmente bambini, che hanno necessità di essere curati, quindi ci è appena arrivata una segnalazione di una mamma da Taranto che ha necessità di ricevere ospitalità e accoglienza per il periodo prima del ricovero, è una mamma italiana, quindi noi apriamo le nostre porte a tutti i bambini e accompagnati dalla mamma o da un genitore o da un adulto. Adulti, genitori, che insieme ai loro bambini vivono un'esperienza di estraniamento dal proprio quotidiano per il periodo delle cure. Entrambi hanno bisogno di un ambiente che li protegga e di una rete di sostegno che li accompagni in questo percorso. Fuori, dove ci stanno tutte le cose che dobbiamo fare noi. All'inizio, nella nostra avventura, noi abbiamo messo il focus sul bambino, no? E la sua malattia. Dopodiché ci siamo accorti che il focus non poteva essere il bambino, che il focus era il genitore. Perché se il genitore è in una situazione in cui è rispettato nella sua dignità, è compreso, in un certo senso è accompagnato, il bambino è più sereno. Ad accompagnare i bambini, le mamme e i papà sono in molti, compresi molti volontari che impiegano il proprio tempo ed energie nei viaggi da e per l'aeroporto, dalla casa all'ospedale per le cure e le visite, nei corsi di italiano e per i corsi e le attività laboratoriali che si svolgono a favore degli ospiti della casa di Kim. La ricerca dei finanziamenti è un lavoro costante. In questo senso arriva anche il sostegno dell'8 per 1000 della Chiesa Valdese che in più occasioni ha finanziato il progetto, ma anche le piccole donazioni di beni materiali e servizi, consulenze e professionalità hanno un grande valore. Non è facile vivere 20 anni in questa maniera. Vuol dire che c'è stato un impegno di centinaia di persone che qui nel tempo si sono inserite, uscite, entrate, centinaia e centinaia di volontari. E tutto il lavoro fatto da ciascuno di noi, ciascuno di loro, eccetera, ha contribuito a far sì che si arrivasse ad oggi. Questa è una cosa molto, molto importante. Cambiare un volontario deve venire qua subito, c'è un bambino che sta male. Quando viene, apri il armadio, dai la medicina, sta bene. E un altro fatto fondamentale è, va bene la forza, va bene l'impegno personale, ma questo impegno deve essere coniugato a livello sociale, cioè io devo poter vivere questa esperienza, credere in questa esperienza insieme ad altre persone, perché da sola non sono nessuno. E quindi è fondamentale poter credere che anche altri come te, no? Con le loro modalità, con le loro attenzioni, con le loro differenze e diversità, possano insieme, no? Intrecciandosi, dar vita a qualcosa di unico. E qui è qualcosa di unico, perché questa non è una casa famiglia, una casa di accoglienza, per essere più precisi, normale rispetto alla media. Perché vi sarete resi conto che qui noi si mangia tutti insieme,
E qui una volta alla settimana c'è chi fa un menù e lo fanno le mamme e quindi portano magari in tavola i piatti della loro tradizione, della loro famiglia di origine. E qui tutto si fa insieme, quindi è come se fosse una famiglia allargata. Qui cucinano i piatti nostri. L'equipe educativa è composta da una responsabile dei servizi generali che appunto ha come funzione quella di supervisionare dal punto di vista dell'igiene, dell'alimentazione. Sì, cena, pranzo, la mattina. E anche questa relazione importante con le mamme. Abbiamo un operatore del centro, insomma, che ha appunto anche lui questo ruolo di coordinamento, un pochino delle attività dei volontari, insomma, cercare un po' di risolvere tutte quante le problematiche che poi giorno per giorno si presentano in casa. Perché noi funzioniamo nella misura in cui siamo in un contesto di rete in cui si comunica, per cui da una parte sono gli ospedali ai quali affidiamo per le cure i nostri bambini e con i quali abbiamo una comunicazione costante, per cui con i medici, con le direzioni sanitarie, con gli assistenti sociali e anche il contesto della scuola, adesso alcuni bambini che riusciamo a inserire nelle scuole, per cui poi c'è una relazione con la direzione dei vari complessi scolastici, con le varie realtà di volontariato, gruppi, aziende che poi scelgono di fare delle attività qui all'interno del centro d'accoglienza, per cui vanno formati, vanno coordinate, insomma, le varie iniziative per far sì che siano quanto più possibile, insomma, contestualizzate queste cose. Beh, le preoccupazioni per i figli sono grosse, qui abbiamo insomma patologie piuttosto importanti, e qui gente che viene da lontano, che ti si affida, lingua diversa. Bravi! Stanno facendo un puzzle. Ciao! E quindi oltre ai ricoveri in ospedale o quotidianamente hanno bisogno di qualcosa, di cure. E quindi il fatto di avere una figura qua o che, come la chiami, arriva per loro, soprattutto per le madri, è molto tranquillizzante. Ma a volte possiamo anche evitare un accesso in ospedale se viene visto il bambino da qui. Quand tu arrives il y a plusieurs pays e on ne se comprend pas, il y a arabe, il y a chrétien, il y a bon, il y a tout. Et quand on vient, on doit s'adapter. Bon, ce qui fait ici c'est que c'est la famille. Malgré que chacun est de différents pays, mais Casa di Kim nous, comment je veux dire, réussit à nous unir comme une famille. Apprendre l'italien, apprendre beaucoup d'autres cultures. Stare qui è entrare in contatto con persone di tutto il mondo, è un po' come viaggiare stando fermi. Questo è mio. Entrare in relazione con culture diverse, sensibilità diverse, una scoperta quotidiana. E questo è un aspetto. Poi c'è l'aspetto dei bambini che ti insegnano a vivere l'istantaneo, l'istantaneità. Un bambino malato un giorno sta male, il giorno dopo dimesso dall'ospedale si sente bene, gioca e ti insegna che la vita è fatta a istanti uno dopo l'altro. Io qui arrivo alle 7 e c'è il bambino suo che mi viene incontro lì alla porta e quando arrivo lui mi dice sempre: io non so perché tu quando arrivi qua stai sempre col sorriso. Dice sempre, eppure i problemi ce li abbiamo tutti, però quando io entro in questa casa i miei problemi li lascio fuori, devono stare fuori perché qui c'è un'altra vita, un altro mondo. E non mi posso lamentare perché qui c'è, anche se apparentemente non si vede perché tutti i bambini sono molto allegri, nessuno direbbe mai che qui ci sono bambini malati, ma la realtà però è questa e perciò noi dobbiamo entrare col sorriso per dare a questi bambini la possibilità di essere bambini e giocare normalmente come tutti i bambini. Questi sono i libri. Qual è il tuo preferito? Quale? Questo qua. Questo. Kim è il protagonista di un romanzo di Kipling ed è un bambino che non ha una vita facile, non ha una vita fortunata, non ha avuto le carte giuste e quindi si deve guadagnare la serenità e ce la fa con l'aiuto degli altri anche, con il coraggio,
quindi prende in mano la sua vita e diventa uomo, diventa una persona capace di giocare il gioco della vita. La testimonianza che sta dando la nostra associazione al mondo intero è abbastanza forte, perché comunque è un'associazione che va avanti con la ricerca fondi, va avanti con le donazioni di privati, di persone di buona volontà, non si è mai legata a nessuna struttura amministrativa, non ha mai chiesto soldi allo Stato né tantomeno agli enti locali, e quindi penso che la nostra testimonianza la stiamo dando parecchio. A cavalli, a tutti i cavalli. Anzini. Abbiamo salvato tanti bambini anche da patologie estremamente serie, bambini che oggi sono uomini e donne, che possono credere e possono costruirsi il loro futuro. Partivamo con una splendida follia, perché insomma pensare di partire da niente senza un'esperienza specifica significava un po' essere folli, no? Quella follia è qualcosa di affascinante. Splendida, perché si trattava di affrontare la realtà del bisogno di bambini malati gravemente anche. E oggi noi diciamo che la splendida follia di pochi è diventata una grande realtà per tanti, e cresce, perché ormai la Kim non si può fermare, non è che si può dire adesso fermo il processo e mi consolido, perché il consolidamento avviene in corso d'opera. Cioè, siccome le richieste aumentano, perché i bisogni purtroppo e tristemente sono sempre tanti e tanti, quello che noi facciamo in realtà è una piccola goccia in un mare di bisogno, non c'è un fermo. L'unico modo per fermarsi è chiudere, cosa che nessuno di noi vuole assolutamente. Ciao, grazie per averci seguito.